Giovedì 27 maggio si è tenuta, praticamente a sorpresa, una diretta interamente dedicata a Sonic the Hedgehog e al suo 30° anniversario, nella quale sono stati annunciati diversi progetti riguardanti il famoso porcospino blu. In questo video andrò a riassumere l'evento, chiamato Sonic Central, e vi darò qualche opinione su ciò che è stato annunciato. Vi consiglio comunque di recuperare l'originale, facilmente reperibile sul canale YouTube ufficiale del brand. Detto ciò, iniziamo subito con il recap. La diretta è iniziata in modo piuttosto tranquillo, con l'annuncio di un'orchestra digitale gratuita disponibile il 23 giugno, giorno in cui tra l'altro ricade proprio il 30° compleanno del brand. Dopodiché c'è stata quella che ho trovato essere la parte più debole dell'evento, ovvero l'annuncio di diverse collaborazioni tra Sonic e altri titoli. Nel videogioco ufficiale dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 sarà disponibile un costume del porcospino blu. Stessa cosa per Two Point Hospital, titolo gestionale che anch'esso vedrà l'aggiunta di diversi costumi basati sui personaggi di Sonic, oltre a qualche elemento d'arredo a tema. In Lost Judgment, titolo dagli stessi sviluppatori di Yakuza, le cose si fanno leggermente più interessanti, con l'aggiunta di un cabinato in-game nel quale sarà possibile giocare per intero a Sonic the Fighters, picchiaduro del 1996. Ad essere sincero, ho trovato i costumi abbastanza ridicoli, quando si poteva decisamente pensare a collaborazioni più interessanti. Dopo questa caduta di stile, però, la sorpresa. Sonic Colors Ultimate, riedizione con grafica rinnovata di uno dei titoli più apprezzati del franchise. Arriverà nei negozi il 7 di settembre di quest'anno e non avendo mai avuto la possibilità di giocarlo, non vedo davvero l'ora. Subito dopo, il doppiatore di Sonic, Roger Craig Smith, ha annunciato Sonic Colors Rise of the Wisps, una nuova serie animata caratterizzata da uno stile perlomeno interessante. Sonic Origins è il titolo della nuova collection dedicata al lato classico del franchise. Includerà i primi tre titoli di Sonic, Sonic & Knuckles e infine Sonic CD, i quali trarranno vantaggio da nuove features non ancora specificate. Da notare tuttavia la presenza del widescreen nella maggior parte di essi. Dopodiché si è passati a rapidi annunci di porting su nuove piattaforme e servizi. Più nello specifico, Team Sonic Racing e Sonic Mania approderanno su Amazon Luna e PlayStation Now. Su quest'ultimo sarà disponibile anche Sonic Forces. Si è poi parlato di piccoli annunci riguardanti videogiochi mobile. Nello specifico, dei costumi per Sonic Shadow per quanto riguarda Sonic Dash, Super Sonic come nuovo personaggio utilizzabile e un evento PvP a tempo limitato per Sonic Forces. In entrambi i titoli, inoltre, intorno ad Halloween verrà introdotto il Werehog come personaggio giocabile. Infine, Sonic Racing per Apple Arcade vedrà l'arrivo di nuovi percorsi ispirati ai titoli classici di Sonic. Dopo una breve chiacchierata con uno degli showrunner di Sonic Prime, la serie animata in arrivo su Netflix, che personalmente mi incuriosisce, si passa a dei nuovi pezzi di merchandise, tra cui spicca una nuovissima enciclopedia targata Dark Horse. E per chiudere in bellezza, un po' come ci ha già abituati Nintendo, la bomba finale, l'annuncio, con un brevissimo teaser, di un nuovo titolo principale della serie, in uscita nel 2022. Devo dire che nonostante non si sia visto praticamente nulla a riguardo, sono incuriosito e non vedo l'ora di saperne di più. E con questo si conclude il Sonic Central. Che dire, da non appassionato del brand, ho giocato davvero pochi titoli, l'evento mi ha interessato. Sono molto contento dell'annuncio di Sonic Colors Ultimate, così potrò finalmente recuperarlo, e voglio sapere di più su questo nuovo capitolo della serie, ancora senza un vero e proprio titolo. So che negli ultimi anni il brand ha fatto degli scivoloni, almeno a detta dei fan, e spero che con questa sua nuova incarnazione possa tornare ai fasti di un tempo, accontentando fan di vecchia data e nuovi arrivati. Se vi va, ditemi cosa ne pensate in un commento sotto il video, così da poterne parlare tutti insieme. Grazie per l'attenzione e alla prossima!